testimone di Cristo Redentore fino alla fine. Si è spento così Don Salvatore Mellone di Barletta, ordinato sacerdote, quando la sua malattia era già in fase terminale, lo scorso 16 aprile. Tra le mura di casa, che per quel giorno si erano fatte cattedrale per la Chiesa degli Uomini, Don Salvatore ha offerto tutto se stesso per il Vangelo, profondamente consapevole del senso mai vano di tutto ciò che ha attraversato. A fine messa di ordinazione si rivolgeva così ai suoi amici ammalati, parole che oggi, sulle ferite di ciascuno, chiariscono i perché della sua missione, tutt'altro che conclusa. Non posso abbandonarvi proprio ora, sul più bello. Quando Gesù Cristo mi dice, va da loro, esci nei territori della sofferenza e porta almeno uno sguardo, almeno una carezza, che possa spalancare ad una vita piagata il senso di una vita piena, pura, risorta nella carità che tutto contiene. E con San Paolo dico con forza, io infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Citava San Paolo, e chissà se è solo una coincidenza che Don Salvatore nasca al cielo proprio nella festa dei Santi Pietro e Paolo. Sacerdote per sempre, lui che pur non avendo terminato gli studi era stato unto con l'olio dell'ordine sacro per una speciale deroga giunta dal Vaticano in ragione di quell'amore per Gesù che Don Salvatore traspariva. Lo stesso Papa Francesco gli aveva telefonato per incoraggiarlo chiedendogli la prima benedizione dopo l'ordinazione, promessa prontamente mantenuta da Don Salvatore. Scenda sul Papa la benedizione di Dio Onnipotente. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La sua storia ha commosso tantissimi, specialmente i più lontani dai confini della Chiesa, perché in Don Salvatore hanno riconosciuto un testimone credibile, innamorato della vita e della sua straordinaria vocazione. Elevo a Dio la lode più gioiosa dei miei giorni, per quell'amore sconfinato che ha voluto riversare nella mia vita, vita semplice e bella, ricca nonostante il dolore comune a tanti, sovrabbondante di grazia al di là delle mie tante miserie personali. Quanta gioia oggi, quanta gioia da oggi, quanta gioia non solo oggi.